Ti auguro una santa domenica e anche di poter accogliere e conoscere la grazia che viene a noi attraverso la liturgia, soprattutto eucaristica, di questo giorno. Già sappiamo che durante la domenica sempre è un tempo di grazia per sperimentare di più che Gesù è veramente vivo, risorto, può effondere lo Spirito Santo anche nel nostro cuore e farsi conoscere di più, che sia un giorno di resurrezione. Inoltre il Vangelo di oggi ci presenta Gesù come agnello di Dio che toglie i peccati del mondo e che attira in un modo potente, misterioso, i primi discepoli dietro a sé a vivere con lui. Quindi abbiamo una duplice grazia in questo Vangelo: poter comprendere un po' di più la potenza di Gesù contro il peccato, capace di spegnere questa radice di male che ci allontana da lui e dagli altri, e poi con la sua grazia intraprendere un cammino di sequela di Gesù, stare con lui, seguirlo e fare della propria vita, del tempo che Dio ci dà, una immersione nel suo mistero, nella sua presenza, nella sua volontà. Ecco, ti auguro proprio di vivere bene questa domenica e di intraprendere questa nuova esperienza di purificazione dal male del tuo cuore attraverso Gesù e soprattutto di amare come lui ama, seguire Gesù sulla strada dell'amore, sulla strada di un amore nuovo che viene dall'alto e che lo Spirito Santo nei nostri cuori. Per questo ti benedico. Il Signore sia con te e con il tuo spirito. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ricordo questi appuntamenti per chi è vicino a Messina. Faremo la catechesi dopo la messa delle 9, aperta a tutti. Poi domani sera facciamo la scuola di preghiera con un po' di rosario e di adorazione su questo stesso mistero della domenica di oggi. E poi il 28 e il 29 faremo la proiezione del film di Giuseppe Moscati per la nuova evangelizzazione. Ecco, mi piacerebbe che mettessi tra le tue intenzioni di preghiera che il Signore apra nuove strade per l'annuncio del Vangelo agli uomini del nostro tempo e anche poter ripetere questa giaculatoria ispirata proprio al carisma di Padre Annibale. Padre Onnipotente, per la salvezza dei tuoi figli, manda una moltitudine di medici e di politici santi. Diciamo insieme, Padre Onnipotente, per la salvezza dei tuoi figli, manda una moltitudine di medici e di politici santi. Buona domenica.